Ragazzi, ho appena letto su Millionaire di questo mese delle cose pazzesche, che sono cose che pensavo da anni. E le dice lui, Lorenzo, e sapete cosa? Quasi quasi lo chiamo. Ok, allora, innanzitutto Lorenzo, benvenuto. Grazie mille. E io ho deciso di contattarti per due motivi. Perché prima ho letto il tuo articolo su Millionaire. E allora sono andato sul tuo sito e ho letto la frase che mi ha colpito, che è: quando iniziai a lavorare, già dopo pochi anni guadagnavo molto bene, avevo clienti in tutta Italia. Invece molti professionisti si lamentavano del poco lavoro o avevano addirittura lasciato, scrivi. E mi ha colpito perché successe lo stesso a me con la prima attività che aprii e in realtà continua a succedere oggi con i vari progetti che provo a sviluppare. Allora iniziai a chiedermi com'è possibile, nel senso, è solo questione di ottimismo o c'entra qualcosa, magari l'attitudine, la voglia di fare? E in caso, come sviluppare questo aspetto? Allora, in realtà non parlo mai tanto di ottimismo, anche se io sono una persona ottimista, ma siamo stati formati fin da piccoli a non essere realisti, perché è vero che l'ottimista non è un realista, ma neanche il pessimista lo è. E in realtà noi siamo, soprattutto oggi con internet, con il web, ci sono molte, molte più opportunità di quelle che ci fanno credere. E per cui siamo stati cresciuti con una mentalità un po' quella che chiamo una grammatica della mediocrità, nel senso che ci hanno sempre detto, quanti genitori hanno detto ai propri figli, io voglio è una parolaccia, no? Oppure da maleducati. Siamo stati cresciuti con una mentalità un po' mediocre, una mentalità del abbassa la testa, accontentati, non ci sono opportunità, poi noi italiani siamo degli esperti in Campione. questo. Per cui quando siamo grandi poi non riusciamo neanche a vedere quali sono le opportunità e ci adattiamo a quello che ci dà il mondo. Quando io ero un libero professionista all'inizio vedevo persone molto più brave di me dal punto di vista tecnico, che però non si muovevano, si lamentavano che non c'era lavoro, però quando chiedevano cosa hai fatto per trovarlo, le solite quattro cose e basta. Mentre io mi sbattevo all'inizio, i primi anni, giorno e notte per trovare clienti. Ovvio che dopo io ne avevo 10 volte di più di un mio collega che non faceva nulla o faceva le solite cose. Nella È stessa questione di categoria. atteggiamento, nel senso che è questione di una mentalità completamente diversa, di cambiare le routine mentali che noi abbiamo e di cominciare a vedere il mondo dal punto di vista opposto. Invece di mettere in dubbio tutto quello che facciamo, come facciamo noi, prova ad andare da qualcuno e dire che hai un sogno, ti metteranno subito i bastoni fra le Prima ruote. cosa, primissimo. Iniziamo a vedere il contrario, iniziamo a mettere in dubbio le nostre paure e cominciamo a lavorare sugli obiettivi e vedrai che vai molto più lontano. Ottimo, ok. Collegata a questa c'è il secondo punto che è, allora, oggi sembra che in Italia si pagano troppe tasse, l'immigrazione è fuori controllo, la sicurezza è tra le più basse di sempre, o almeno questo traspare da telegiornali, radio, ma anche su Facebook con le classiche notizie clickbait, quel titolo sensazionalistico che uno condivide senza neanche poi troppo approfondire. Poi in realtà spengo la tele, chiudo Facebook e mi vedo con colleghi imprenditori che aprono attività sul territorio, ma anche online, e cooperano con gente ormai da tutto il mondo, creano posti di lavoro, eccetera. E quindi io a queste due visioni così opposte ci penso quotidianamente. Cioè, secondo te, qual è la realtà? C'è una sorta di distorsione della realtà o sono due facce della stessa medaglia? Come la vedi? Allora, il mio consiglio che ti posso dare subito è spegni e non guardare mai più il Mai più. telegiornale. Il telegiornale utilizza una tecnica che si chiama cherry picking, che Questo è vuol interessante. dire raccolta delle ciliegie. Prova a immaginare che tu abbia una tonnellata di ciliegie che vuoi vendere a me. Le porti in un camion, sono bellissime, ma io ti scelgo le 10 ciliegie marce che ovviamente ci sono e ti dico che le tue ciliegie sono marce. È vero? Ovviamente no. Il telegiornale fa esattamente la stessa cosa, prende dalle migliaia, milioni di notizie che ci sono ogni anno e prende quelle che le marce, no?
quelle che interessano di più, quelle che vendono di più. Per cui in un giorno, in realtà, se tu guardi non il telegiornale, ma testate specialistiche, altri anche telegiornali internazionali, succedono molte più cose, anche positive. Per cui noi siamo stati portati dal telegiornale, dalle news, eccetera, a guardare una realtà che è molto limitata e tra l'altro molto negativa. L'italiano medio è convinto che l'Italia vada male, quando invece siamo, da poco è uscita una ricerca che siamo la seconda potenza europea dietro la Germania. Ma molti si stupiscono perché dicono no, non è possibile, e solo perché hanno fatto cherry picking, cioè hanno scelto solo le notizie negative. Quindi questa è una grande distorsione della realtà, è così grande che se una banca lo facesse con te, se scegliessero le informazioni da darti e non ti dessero le informazioni negative, ad esempio sull'investimento, sarebbe una frode. Addirittura il cherry picking diventa un crimine in alcuni casi, ma il telegiornale purtroppo non è considerato un criminale se lo fa. Sì. È una distorsione. Anche le persone che dicono non c'è lavoro, in realtà devi guardare nel tuo settore in particolare e chiederti quali sono le strategie per avere lavoro nel tuo settore, nella tua regione, nella tua particolare nicchia, e vedi che la realtà è completamente diversa. Per cui attenzione a farsi dare da notizie che sono veramente distorte. Chiaro, chiaro. Bene, ultima domanda, che è una questione che mi sta a cuore. Nel senso che la parte che mi è risultata più difficile è stata forse il discostarsi dalla massa, cioè voler magari mettere 1.000 euro in un progetto rispetto al televisore, o il voler passare la domenica a studiare come fare un sito da zero piuttosto che guardarsi la partita con gli amici. E allora volevo sapere, Mari, tu cosa potresti dire alle persone, ma forse in realtà a me stesso, quando ci si sente tirati tra queste due forze? Ma la prima cosa che a me è sempre successa questa cosa, nel senso che io sono sempre stato un appassionato, poi riconosco il valore fondamentale della strategia e dei soldi anche, no? Quindi bisogna guadagnare, perché altrimenti la passione diventa un hobby. Però sono stato sempre un appassionato e quindi sono stato sempre un po' diverso da amici e colleghi che avevo intorno. E quando inevitabilmente mi dicevano ma chi te lo fa fare, eccetera eccetera, prima di tutto guardavo la persona davanti a me e mi chiedevo ma io voglio diventare come lui, oppure lui ha fatto cose che valgono e quindi posso ascoltarlo, perché se quello che mi dà un consiglio non ce l'ha mai fatta, non ci ha mai neanche provato, non ci sta neanche provando a pensarci, in realtà quando ti dicono non ce la puoi fare, ma chi te lo fa fare, ma è tutto inutile, non stanno parlando di te perché non ti conoscono, stanno parlando di se stesse, stanno cercando di convalidare la loro storia, il perché non stanno facendo una cosa. Nella vita si può fare solo due cose, o fai o non fai, solo che noi abbiamo una terza via, una storia che ci raccontiamo per placare un po' il nostro ego quando non facciamo qualcosa, dal buttare la spazzatura a mangiare un gelato quando non dovremmo. Quindi ci raccontiamo delle storie per aiutare la nostra autostima, quindi vabbè dai adesso piove, è inutile buttare la spazzatura, lo faccio domani, oppure dai stasera il gelato me lo metto, sono tutte storie, ma in realtà nella vita o fai o non fai, per cui quello che ti raccontano sono storie. In realtà devi pensare che per qualsiasi obiettivo, anche i più ambiziosi, ci sono state migliaia di persone che li hanno raggiunti. Per cui ogni obiettivo che noi abbiamo, a parte forse andare su Marte, ogni obiettivo è già stato raggiunto migliaia di volte, quindi una strategia c'è. Non ascoltare, ascolta le persone che invece ce l'hanno fatta, oppure che hanno fatto un errore in quel campo e quindi ti danno una lezione di vita importante. D'altronde tu non impareresti a riparare un rubinetto da uno che non sa fare idraulica, devi ascoltare un idraulico, no? Allo stesso modo io consiglierei di andare a frequentare le persone che invece stanno già facendo quello che tu vuoi fare e vedrai che la storia e i consigli sono completamente diversi. E anche potenzianti magari. E
Sì, anche perché quando ti dicono di non fare una cosa, te lo dicono perché per esperienza quello è un errore. Per cui non ti diranno non lo fare perché non ce la farai mai, semplicemente non lo fare perché per me è stato un errore, fai piuttosto questo. E quindi ti danno una strada, ti danno una strategia e ti fanno vedere semplicemente che si può fare. Vero, vero. Bene, in realtà vorrei continuare la chiacchierata, però diciamo che per questo primo episodio può bastare, ma in realtà molte risorse si trovano online sui tuoi portali, quindi magari lasciaci qualche riferimento così da poterti cercare e trovare. Io faccio video praticamente tutti i giorni perché produciamo video anche per le multinazionali con l'e-learning, per cui sul canale YouTube Canale Lorenzo Paoli YouTube. ci sono più di 200 video, sulla Ho pagina la notifica, Facebook. hai appena caricato uno. Eh sì, Segnalo. infatti ne carichiamo appunto uno al giorno, per cui pagina Facebook, profilo Instagram, ci sono quasi 20.000 contatti, i nostri siti sono diversi per ogni nostra attività, per cui ci sono tanti modi per vedere quello che facciamo e per vedere anche come ci muoviamo con i social che oggi sono fondamentali. Certo, recupererò tutto anch'io. Va bene, intanto ti ringrazio, magari anche alla prossima. Va Grazie bene? Ciao Lorenzo. a te. Ciao, ciao, ciao.